Dal 17 al 19 agosto al via la seconda edizione dei Sapori del Casali a Giffoni Sei Casali, precisamente a Capitignano. Sì, alla piazza Giovanni Paolo II di Capitignano di Giffoni Sei Casali, quest'anno l'Associazione San Martino organizza la seconda edizione della sagra I Sapori del Casale, dove offriremo ai nostri ospiti prodotti tipici, in particolare le penne alla nocciola, le pennette al ragù picentino, la caponata con la fettina di caciocavallo sopra, la famosa parmigiana di melanzane, panini ovviamente, e poi per degustare il palato dei nostri ospiti offriremo i dolci prodotti sempre dai nostri concittadini, in particolare la crespella del Bar Giannis, poi ci sono i semifreddi Popiliae e per finire abbiamo una bellissima e ottima sicuramente tagliata di frutta della nostra Lucrezia della nostra Lucrezia, che è una nostra amica del Casale. Ok, e quindi anche quest'anno, come lo scorso anno, non solo prodotti tipici ma anche eventi musicali. Certamente, la prima serata ci sarà musica popolare con un gruppo, La Paranza dell'Agro si chiama. La seconda serata avremo un saggio di danza in piazza e per finire il sabato sera avremo un concerto dedicato a Vasco Rossi, ovviamente una cover di Vasco Rossi. Poi dopo agosto aspettiamo giusto 2 mesi, diciamo quasi circa 2 mesi, a novembre, dal 10 al 12 novembre, San Martino Castagne e Vino. Sì, questo già siamo proiettati verso questo. Siete operativi. Sì, già siamo operativi perché è diventato oramai l'icona dei Picentini in quel periodo come festa, dove abbiamo avuto molti ospiti e ogni anno aumentano sempre di più. Quest'anno ci saranno molte novità rispetto agli altri anni. Vi aspettiamo tutti il 10, 11 e 12 novembre nel centro storico di Capitignano per la festa di San Martino Castagne e Vino. Però ricordiamo un attimo che il primo appuntamento è per I Sapori del Casale dal 17 al 19 agosto a Capitignano di Giffoni Sei Casali in piazza Giovanni Paolo II, quindi tutti alla manifestazione. Certamente, alla sagra, anche perché c'è molto fresco da noi e ci sarà da degustare, ripeto, tutti questi prodotti esclusivamente locali.